Un'altra vittoria per Snam. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dei comuni di Sulmona, Anversa degli Abruzzi, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Prato La Peligna e Raiano contro la centrale a spinta e compressione con relativo metanodotto che sarà costruita a Casapente, nel cuore dell'Abruzzo. Naturalmente siamo molto amareggiati perché continuiamo ad avere tutti i dubbi riguardo all'impatto. Insomma, la capacità di quest'opera di impattare negativamente sul nostro territorio. Oggi la battaglia sicuramente va portata a livello politico, a livello governativo, a livello nazionale, dove ancora sono in corso le procedure per l'approvazione, per l'autorizzazione sul metanodotto. In realtà quindi devono ancora essere realizzati le conferenze di servizi e ancora devono essere emesse le autorizzazioni di rito. In più è ancora aperta una procedura proprio sul metanodotto, la città dell'Aquila ha avuto respinto il ricorso al TAR proprio per il metanodotto, ma c'è ancora un secondo livello di giudizio in Consiglio di Stato. Io spero che il Comune dell'Aquila lo porti avanti, ma soprattutto in conferenza di servizi ci sono tutta una serie di temi legati agli usi civici che possono essere tranquillamente portati avanti. Chi vive quei territori non è di certo soddisfatto della sentenza, in primis per l'eventuale impatto ambientale, perché la centrale sorgerà nei pressi dei parchi nazionali, dove vivono diverse specie protette, in una zona, a due passi dalla faglia del Morrone, ad alto rischio sismico. Ma anche per quanto riguarda la strategicità dell'opera, con le politiche sempre più orientate verso energie rinnovabili e le temperature in aumento a causa del surriscaldamento globale, il consumo di metano è destinato a diminuire. In uno scenario dell'Unione Europea, se nel 2020 30 venissero realizzate tutte le opere in cantiere, si arriverebbe a un'importazione di metano 3 volte superiore all'attuale domanda. Queste opere che oggi utilizzano questo tipo di combustibili dovrebbero essere sostituite nell'ambito di politiche di energetiche alternative, così come sta accadendo in tutto il mondo. Quindi una riflessione va fatta proprio sulla strategicità di quest'opera, che dopo 15 anni probabilmente non è più quell'opera così necessaria come sembrava all'epoca. Quindi io chiedo coraggio al governo oggi per ripensare delle politiche energetiche serie che tengano conto di questi scenari evolutivi che sono oggi completamente diversi. Adesso i comuni stanno valutando se procedere in Cassazione, mentre chiedono una presa di posizione più decisa da parte della regione. Io non vedo grande convinzione in questa battaglia nell'ultimo periodo, ma questo non ci ha impedito di portare avanti comunque con determinazione gli atti che stiamo portando avanti. A differenza del Comune, che potrà dare solo un parere, la Regione è chiamata formalmente tra i soggetti che possono influenzare in maniera forte un procedimento autorizzatorio come questo. Quindi io credo che la Regione oggi abbia in mano una carta importante.